Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube. Io sono Cassandra, la fondatrice del travel blog Viaggiando a testa alta. Prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante qui sotto e anche di attivare la campanella in modo da ricevere una notifica alla pubblicazione di ogni nuovo video. Seguitemi anche sul mio blog www.viaggiandoatestaalta.it e su tutti i miei canali social, trovate tutti i link all'interno dell'info box. Questo video sarà dedicato a come ottenere il patentino per il drone, che dal 1 luglio sarà obbligatorio per qualsiasi operazione non critica per tutti i droni superiori a 250 grammi oppure dotati di una fotocamera per scattare foto video, quindi in pratica sarà obbligatorio per tutti. Questo patentino sarà obbligatorio per tutte le operazioni non critiche, che sono quelle che si svolgono con volo a vista lontani almeno 150 metri dai centri urbani ad un'altezza massima di 120 metri e senza sorvolare assembramenti di persone. Per assembramenti di persone, secondo l'ENAC, si intende quei raduni di persone in cui è impossibile disperdersi in tempi brevi a causa dell'elevata concentrazione di persone. Quindi, riepilogando, cosa servirà dal 1 luglio per volare con un drone? Servirà questo patentino, la registrazione al sito di Flight e un'assicurazione. Per questi due punti poi farò un video dedicato a parte in modo da raccogliere più informazioni possibili e da spiegarvi al meglio. Questo video sarà incentrato solo sul come ottenere il patentino per il drone, che dal 1 marzo è abbastanza semplice e davvero alla portata di tutti. Ma vediamo quindi come si svolge l'esame per questo patentino. Innanzitutto dovete accedere al sito dell'ENAC e per accedere a questo sito vi verrà richiesto lo SPID, che serve per provare la propria identità. Richiedere lo SPID è abbastanza semplice, ci sono diverse modalità. Io sinceramente vi posso consigliare quello di Poste Italiane, che può essere fatto direttamente da smartphone. Vi chiederà l'autenticazione tramite un video, il passaporto, quindi è davvero molto semplice, vi consiglio quella. Io personalmente ho usato invece InfoCert perché l'ho dovuta anche utilizzare per l'apertura della partita IVA, quindi ce l'avevo già. Però a voi vi consiglio assolutamente di fare Poste Italiane perché è davvero intuitivo, ci ho dato un occhio alla procedura, è davvero semplice. Una volta ottenuto questo SPID dovrete studiare ovviamente, e per studiare l'ENAC ha messo a disposizione un corso online gratuito in un PDF che può essere scaricato gratuitamente dal sito, magari vi lascio il link qui sotto nell'info box, ed è un PDF di circa 100 pagine che contiene tutte le nozioni che dovrete sapere per sostenere questo esame. In particolare si parla di nozioni di spazio aereo, della regolamentazione dei droni. Poi, una volta che avete studiato, accedete al sito dell'ENAC e dovete eseguire un test che si comporrà di 40 domande da sostenere in circa 60 minuti. Per superarlo occorre fare almeno il 75% di risposte giuste e mi raccomando, fate attenzione perché ogni risposta giusta vale 2 punti, non data 0 punti, ma sbagliata meno 1 punto, quindi è davvero semplice non superare l'esame, quindi mi raccomando fate attenzione, datelo solo una volta che avete studiato bene le nozioni del corso. Per quanto riguarda i tentativi, avete a disposizione 2 tentativi giornalieri, dopodiché dovete aspettare almeno 24 ore prima di poter ripetere l'esame e fino a un massimo di 6 tentativi. Dopo essere stati bocciati per questi 6 tentativi dovete attendere almeno 30 giorni solari prima di poter ritentare un'altra volta l'esame. Vediamo ora al motivo per cui vi consiglio di fare questo patentino se avete intenzione di pilotare un drone, se dovete acquistarlo o anche se ce l'avete già prima del 1 di luglio. Perché prima del 1 luglio il pagamento è di 31 euro, infatti questo è il costo da quest'anno per ottenere il patentino, vi verrà richiesto solo una volta che avete superato l'esame. Per accedere ai tentativi non dovete sborsare nulla, quindi è davvero molto conveniente. Invece a partire dal 1 luglio, anche per accedere al primo tentativo dovete pagare 31 euro e questi 31 euro varranno per 6 tentativi. Dopodiché, anche se dopo 6 tentativi non avete superato l'esame, dovete attendere 30 giorni e dopo pagare altri 31 euro. Quindi il mio consiglio, se avete intenzione, come ho detto prima, di prendere un drone oppure l'avete già, è quello di fare il patentino prima del 1 luglio.
Ah, inoltre mi sono dimenticata di dire prima che questo patentino non varrà solo a livello nazionale, ma addirittura a livello europeo, quindi in tutta Europa starete coperti, potrete volare senza alcun problema. Bene ragazzi, io spero che questo video vi possa essere stato utile. Se avete qualche domanda relativo ai droni, al patentino, qualsiasi altra informazione, scrivetemela pure qui sotto nei commenti, cercherò di rispondere a tutti. Io personalmente ho già iniziato a studiare, in programma di fare questo esame per il patentino nei prossimi giorni, vi aggiornerò sui social e su Instagram, quindi mi raccomando seguitemi. Vi ricordo ancora una volta, prima di chiudere il video, di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante qui sotto e di attivare la campanella in modo da ricevere una notifica alla pubblicazione di ogni nuovo video. E io vi lascio alla prossima!